Binario 21 che ama Italia, perché hanno soppresso i treni notturni, quelli che permettevano a qualunque di trasferirsi, spostarsi da sud a nord Italia o da nord a sud Italia viaggiando di notte, e li hanno lasciati a casa 800 in tutta Italia. È un problema di diritti, il diritto alla mobilità, il diritto alla dignità umana. Senti, ma perché hai firmato per il ripristino dei treni di notte? Perché sinceramente io una volta prendevo il treno dalla Sicilia a Palermo Milano in diretto, adesso sinceramente mi sono rotto un po' le scatole, devo fare il cambio sia a Roma che a Napoli. Ti costa di più? Certo, moltissimo. Cioè, più o meno prima quanto pagavi adesso? Più o meno pagavo andata e ritorno intorno ai 120-130, adesso pago 160-180. Erano pieni i treni? C'era gente? Certo, moltissimo, persone pure buttate per terra. Hanno tagliato quello che era un servizio pubblico pagato con soldi pubblici solo per motivi di speculazione. Perché hai firmato per i treni di notte? Ma perché ritengo che sia davvero una iattura per l'Italia non avere questo servizio e privilegiare soltanto le business class e tutti questi servizi che dividono l'Italia. E allora, se si chiamano ferrovie dello Stato, dovranno fare dei servizi per lo Stato, non dei servizi per i privati. Perché hai appena firmato per i treni di notte? Perché sono del sud e non ci sono più treni che ci collegano al sud Italia. Li avevi utilizzati? Sì, spessissimo. Erano tutte pieni? Abbastanza, sì. Devo prenotare con un bel po' d'anticipo per trovare un posto. E quando li hai utilizzati, erano vuoti o pieni? Mediamente pieni. Lo consideri un disservizio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Devono essere ripristinati i treni notturni. E io... Perché hai firmato per i treni di notte? Perché sennò non posso più tornare dalla Puglia. Mi servono. Ma li avevi già presi? Cosa? I treni di notte? Sì. Erano vuoti o pieni? Pieni. Pagaci i biglietti, pagaci i biglietti, dai Moretti, pagaci i biglietti. Ferrovie, sono dello Stato, deve essere Moretti a essere licenziato. Voglio bene. Binario 21 chiama Italia, Italia risponde!